Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Sofia persiste nel suo proposito di rieducare Gaia. Io sono preoccupata per te, Gaia. Tu non puoi rispondere così alla sorvegliante. Amore, devi stare tranquilla. No, aspetta, per favore. Ci sono delle risposte che veramente non sono dovute. Lei così sta rispettando la sua carica e di conseguenza è un po' lei... State fa venire il vomito. Sì, mi state fa venire il vomito voi. Io devo... Mi sento di parlarle e lo faccio, mi scusi. Devi tagliare corto, secondo me. Allora parlare tu, scusami. Non lo sta a fare. Ignoratemi, allora. Sofia, io non riesco a sopportarla, cioè zero proprio. Se vuoi dare dei consigli, chiudi nella tua stanza e le dai consigli, perché è la 20ª volta in un giorno che sentiamo i tuoi benedetti. Vabbè, questo si chiama essere persona a modo. Comunque, non è essere persona a modo. Te sei venuta qua per fare la collegiale, non la professoressa. Ma io non voglio fare la superiore. È quello che dimostri, cara, con i tuoi aggettivi, tutte le tue cose. Parlare come cavolo mi pare. Le altre sono state strutte con lei perché magari pensano no, mi dà fastidio, quindi deve stare zitta. E invece io a lei la farei parlare sempre. Lei non si è lamentata e voi siete quelle che si sono intromesse. Sì, perché ti sentiamo la tua voce andare avanti da 2 giorni. E io devo sentire il vostro casino del cavolo. Bla 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 bla. Almeno io dico cose sensate. Ma questo lo dici tu intanto. Allora prova a smentirmele, dimostramelo con un sillogismo che dico delle cavolate. Sai che cos'è un sillogismo? E allora stai zitta, per favore. Stai zitta per cosa? Sto passando dalla parte del torto dove sono una contro tutti perché sto aiutando una mia compagna. Mi avete urlato contro, mi avete detto che voglio fare la superiore di sto cazzo. Avete detto tante cose brutte solamente perché io mi sono fatta prendere un attimo di sconforto dalla rabbia, ora sarei passata dalla parte del torto. Sono un po' investita dalle parole delle mie compagne. Si sono lasciate andare a dei commenti un po' sgarbati, un po' iracondi. Non ascoltate altre. No, non mi interessa, poi parlo anche con loro perché questo comportamento non tanto mi è piaciuto, sinceramente. Se ti danno fastidio, dimmelo.